questo incontro abbiamo intitolato Utopia ieri, cioè, prima di venire nel merito, dire questo è l'incontro con cui riprende l'attività della Casa della Cultura. Di fatto iniziamo questa sera l'attività dell'anno 2007-2008 del nostro centro culturale. Abbiamo scelto di iniziare un po' come nostra tradizione con un incontro e abbiamo proposto quindi per questa sera un incontro che ruota intorno all'ultima fatica di Mario Vegetti, vale a dire la nuova edizione critica della Repubblica di Platone, con una ampia, amplissima, anzi, introduzione dello stesso Vegetti che introduce gli aspetti critici e gli elementi importanti, discute gli elementi importanti di quest'opera fondamentale. Per discuterla abbiamo con noi Rubio Papi, Franco Trabattoni, Salvatore Reca e ovviamente anche Mario Vegetti, e possiamo quindi entrare in mente. Aggiungo solo una cosa ancora, che una ragione per cui abbiamo scelto questa non è una cosa casuale, è perché in qualche modo il tema dell'utopia, che è intimamente collegato a questo testo di Platone, è un tema che in qualche modo è circolato nella nostra discussione fra di noi nel corso degli ultimi tempi. Non so quanti di voi ricordano che anche in occasione del 60° della Casa della Cultura, questo posto proprio da Salvatore Becco, opposto a questo tema, il tema della espressione che usò Salvatore per introdurre il tema dell'utopia ragionevole. E quello ho voluto ricordare perché c'è quindi un filo conduttore che noi cerchiamo di seguire nell'ambito delle proposte che cerchiamo di fare, che mi sembra giusto ogni tanto richiamare. Non giungo solo una cosa ancora, permettetemi, anche questa è una cosa piuttosto inconsueta, visto che è l'apertura dell'anno della Casa della Cultura, mi permetto, che non lo facciamo mai, però abbiamo deciso che tanto è opportuno che da in avanti cominciamo a farlo. Vogliamo anche ricordare che questa è un'associazione. Vive, come dire, e ha molto bisogno del supporto vostro, dell'aiuto, del partenariato di solidarietà, di partecipazione. Quindi, anche se non ce l'avete mai sentito dire nel passato, non meravigliate del fatto se vi permetto di operare per invitarvi, come dire, a sostenerci anche con l'adesione attraverso la possibilità di iscrivervi alla Casa della Cultura. Non aggiungo altro, andiamo nel merito della questione, l'assoluta parola a Vegetti per entrare nel merito del libro. Grazie. Io sono molto grato alla Casa della Cultura, all'amico Ferruccio Capelli in primo luogo, per avermi offerto, concesso questa occasione. Sono molto grato anche agli amici qui presenti che si sono, come dire, accollati questo onere di parlare dell'utopia a partire da Platone. Io dirò soltanto due parole sul libro, così sbarazzo gli amici dall'onere di doversi intrattenere nel libro. Io sono molto contento che Nabur mi abbia offerto l'occasione di condensare, diciamo, in un volume, che non dirò smilzo perché in effetti è piuttosto grassoccio, ma insomma in un volume facilmente accessibile anche come costo, di condensare in questo volume l'essenziale, diciamo, di 10 anni di lavoro che ho compiuto sulla Repubblica. Sta finendo, sarà pubblicato entro l'anno il 7° e ultimo volume della Edizio Maior, quella che esce da Bibliopolis. Ma quella è un'impresa prevalentemente per specialisti. Mi fa invece molto piacere che questo testo di Platone ricominci a circolare anche tra i non specialisti, i giovani, gli studenti e anche i filosofi, i politologi. Mi ha fatto molto piacere che il Seminario Nazionale degli Studiosi di Scienze Politiche a Perugia l'anno scorso fosse appunto dedicato alla Repubblica. Mi pare che sia il caso, forse lo diranno anche i miei amici e colleghi, che questo testo venga letto e pensato. Che cosa c'è in questo libro? C'è una cosa che non compare nella edizione Maior, quella di Bibliopolis, cioè il testo greco. Là non c'è il testo fonte, qui c'è il testo greco nella nuova edizione critica curata da Slinks. La precedente, quella insuperabile per certi aspetti di Barnett, era di un secolo fa. Quindi questa è una nuova edizione che, qui non posso diffondermi naturalmente sui dettagli,
è molto conservativa e cauta nei confronti del vecchio testo di Barnett, però apporta qualche interessante innovazione. C'è la traduzione, che naturalmente è stata ricondotta sulla edizione sul testo di Slinks. Della traduzione vorrei darvi degli aspetti come dire, non banali, non tradizionali della traduzione. Vorrei darvi velocemente due o tre esempi. Non dico ovviamente che non c'è la parola Stato per tradurre il greco polis, perché questo ormai non si usa più, mentre compariva nelle traduzioni fino a qualche decennio fa, per fortuna. Questa è la banalità. Ho cambiato la traduzione di una parola cruciale, forse la parola più centrale nella Repubblica, o perlomeno nell'immagine che si ha della Repubblica, il bene, traducendo il buono, perché questo è il greco, to agaton è un aggettivo neutro sostantivato che è il buono. Sostituire un aggettivo neutro sostantivato con un sostantivo come il bene è un'operazione comunque non corretta e porta poi più facilmente a degli slittamenti in senso teologico. Il latino scolastico, che per cui bene non è un sostantivo ma un avverbio, e devi usare quindi ancora l'aggettivo bonum, e lo traduce come summum bonum, il sommo bene scritto con la S maiuscola e la B maiuscola, e chiaramente apre una deriva in quel senso. Io lo traduco come è scritto nel greco, il buono come è il giusto, come è il bello. Così. Due frasi, ad esempio, della traduzione. Alla fine dell'esposizione nel sesto libro, della centralità dell'idea del buono, in cui Platone si spinge fino a dire delle cose davvero audaci sul piano teorico, che dal buono dipende la verità e l'essere delle idee, audace perché le idee, essendo ovviamente enti ingenerati, difficilmente si può immaginare che il loro essere dipende da altro che da sé, ma questo è un problema teorico nel quale non vorrei entrare. Si spinge molto in là, ha un'affermazione molto audace. L'interlocutore critico e sorridente dell'intero dialogo, che è un fratello di Platone, Glaucone, dice: la didascalia, diciamo, del testo è malageloios. Malageloios può voler dire in modo ridicolo o mettendosi a ridere. Secondo me vuol dire mettendosi a ridere, lo dico non come scelta personale, ma è fondata sul testo. Dice mettendosi a ridere. O che daimonia iperbole. Traduzione di una buona parte degli interpreti: o che divina trascendenza. Ma daimonio iperbole non significa e non può significare né in greco né nella lingua di Platone divina trascendenza. Significa che straordinaria esagerazione, che eccesso straordinario, che incredibile eccesso. Questo è il significato. Quindi, di fronte alla tirata teorica sul buono, Glaucone si mette a ridere e dice: ma non ti sembra di esagerare? Insomma. Poi, naturalmente, il discorso viene ripreso, così via. Ma naturalmente, se invece gli viene fatto esclamare, chissà poi perché, allora in modo ridicolo, o che divina trascendenza, il gioco interpretativo è già fatto, no? Si capisce subito dove si va a finire. Terzo e ultimo esempio di traduzione, di modifica della traduzione, verso la fine del libro nono, passo celeberrimo, su cui forse Franco tornerà, dove si parla di questa Callipolis, di questa figura dell'utopia, e si dice che essa costituisce un paradigma in cielo, che è lì per chi la voglia vedere e tenendolo d'occhio. E poi c'è l'espressione greca katoikizein elton, che da più di un secolo viene tradotta da tutti, me compreso, in una prima fase: rifondare se stesso. Allora tu hai il modello dell'utopia e questo non ha rilievo politico, ma ha un rilievo di morale individuale, rifondi te stesso, trasformi la tua privata moralità. Però catechizzo e non può voler dire questo in greco.
perché quel verbo più l'accusativo vuol dire trasferire qualcuno da qualche parte, insediare qualcuno da qualche parte, si usa comunemente per le colonie. Secondo me allora quella frase va tradotta tenendo d'occhio il modello dell'utopia, bisogna in qualche modo insediarvi se stessi, cioè muoversi, cambiare il proprio orizzonte politico da uno a un altro, cioè cambiare l'obiettivo che si ha di mira. Questo soltanto per dirvi qualche differenza di traduzione. Ultima cosa, l'introduzione è, come dire, una specie di distillato, se vogliamo, dei vari saggi di commento che io ho scritto nei volumi di Bibliopolis, e di questo non dirò niente se non il fatto che è divisa per libri o gruppi di libri. Non è soltanto una questione di comodità di lettura o di uso, c'è anche questo, perché se uno vuole occuparsi soltanto del libro quarto non ha poi bisogno di leggere tutto. Ma non c'è solo questo, c'è anche, credo, il rispetto dell'articolazione complessa del dialogo, è un dialogo molto lungo, che ha un movimento interno, uno sviluppo interno dialogico e se vogliamo anche dialettico, per cui gli argomenti crescono l'uno dall'altro, ci sono digressioni, deviazioni, riprese, ritorni. E comprimere tutto in un discorso fortemente unitario faceva torto, secondo me, alla complessità di movimenti teorici che accadono nel dialogo. È meglio rispettarne, diciamo, le articolazioni dialogiche. Tanto più, e qui ho finito, che in questo dialogo, come anche insieme alla sua produzione, Platone non rappresenta tanto una filosofia, un set di dottrine filosofiche, c'è anche questo, ma non c'è tanto questo quanto mette in scena il modo di fare filosofia, il modo di produrre filosofia in progress, in atto. E quindi il fatto che lì non sia una filosofia in cui lineamenti importanti vadano messi in fila, ma sia un processo di riflessione, di ragionamento e di argomentazione filosofica, merita appunto di essere analizzato nelle sue componenti dinamiche e non, diciamo, nelle sue strutture statiche. Io ho detto fin troppo e quindi... Grazie. Siamo con Franco Trabattoni. Grazie, anch'io ringrazio gli amici che mi hanno invitato, in particolare Mario Vegetti. Spero solo che si riesca a capire perché ho un po' di mal di gola. Dunque, parlare un po' della Repubblica, ma anche del concetto di utopia in Platone, almeno come lo intendo io. E vorrei iniziare con una precisazione. A mio parere, insomma, il concetto di utopia è spesso circondato da un alone romantico, sentimentale, cioè una specie di sogno, no? Qualche cosa che così è edificante, attraente, ma purtroppo. Ecco, questo tipo di sensibilità sognante o utopistica in questo senso, secondo me, non è affatto una mentalità che possiamo attribuire a Platone. Se il concetto di utopia ha senso per Platone, a mio avviso ha senso all'interno di un quadro molto rigoroso, che vorrei dire è un quadro di carattere più epistemologico che etico, c'è più del concetto, riguarda più il concetto del sapere, il valore del sapere, l'uso del sapere, che il concetto, un concetto etico di quello che sarebbe il bene in astratto. Cerco di spiegarmi. Platone, a mio avviso, non solo a mio avviso ovviamente, ma insomma poi le opinioni in qualche parte sono anche discordanti, almeno sulla quantità di quello che sto per dire, cioè sulla relazione quantitativa. Cioè Platone ha usato spesso, per parlare di scienza ma anche di etico, di politica, quello che molti chiamano, anch'io, il modello tecnico. Poi si può discutere se questo modello tecnico sia più o meno presente Platone, dove più, dove meno, ma che funziona più o meno così, cioè l'etica e la politica sono una sorta di produzione. Di che cosa? Di quella che potremmo chiamare la vita buona o l'eudaimonia in greco, no? Si tratta di produrre questa cosa per il singolo e per la collettività. E come risulta da appunto dal modello tecnico di cui sto parlando, si può produrre, non so cosa succede, io non so se devo stare più lontano o più vicino. Leggermente più lontano.
lontano. Così come in ogni sorta di produzione, ci sono per così dire due tempi, un tempo di identificazione di un modello e un tempo di riproduzione del modello nella realtà, anche senza toccare la politica, è quello che fa il demiurgo nel Timeo, in Platone, si identifica un modello, poi lo si riproduce nella realtà, come negli infiniti esempi di artigiani, di cui parla Platone, il calzolaio, il carpentiere, il cocchiere, eccetera. Dunque, se vogliamo parlare di utopia platonica, secondo me è dentro questo quadro, in che senso? Nel senso che se l'etica e la politica devono produrre la vita buona per il singolo e per la comunità, e se per fare questo devo applicare il modello tecnico, devo preventivamente individuare un ideale buono, tendenzialmente perfetto, un ideale che in qualche maniera possa essere realizzato. In che senso questo ideale è utopistico? Io non userei, come dicevo, questa parola in Platone, ma semmai parlerei di margini di realizzabilità. Chiaramente il modello tecnico prevede un'azione, dunque una realizzazione. Quello che secondo me nel simposio Platone chiama il procreare nel bello. Però anche all'inizio del Sesto della Repubblica dice una cosa di questo genere, cioè bisogna che vedere il modello e poi riprodurlo, vedere il giusto e buono e poi riprodurli nella realtà. Ecco, ci sono margini di realizzabilità. In che senso? Una cosa a cui spesso sono tornato, e qui tengo molto, è che quando si pone la questione in Platone se lo Stato perfetto è o non è realizzabile, si creano molti equivoci perché non si chiarisce cosa si intende per realizzabile. Faccio un esempio. A mio avviso è del tutto, non solo a mio avviso credo, ma è del tutto irrealizzabile produrre un mondo in cui i ferri siano fatti di legno e i triangoli siano quadrati. È impossibile produrre un mondo in cui gli uomini da vecchi ritornano giovani. Che questa è una irrealizzabilità, diciamo, di tipo assoluto. Se invece io mi chiedo, così con termine, con un'espressione un pochino banale, no? È realizzabile un mondo senza guerra? Evidentemente la risposta è un pochino diversa, cioè da un certo punto di vista devo dire no. Tuttavia questa cosa funziona come modello da imitare. Non è irrealizzabile allo stesso modo del caso precedente. Dunque, quando Platone identifica un modello teorico e lo dichiara come modello perfetto in qualche maniera, vuol dire proprio questo, cioè è necessario identificare questo modello perché altrimenti non sappiamo da che parte andare nelle nostre azioni pratiche, non sappiamo cosa produrre. Devo cercare di capire in qualche maniera che cos'è il buono per poter fare il bene anche nel piccolo. Ma il buono in senso generale, in senso perfetto, il più perfetto possibile. Chiaro che questo bene, o buono, meglio come dice Leggetti, è per certi versi realizzabile, ma approssimativamente, come imitazione. Cioè il calzolaio, il carpentiere, gli artigiani di cui parla Platone hanno in testa il modello, poniamo, della scarpa, della casa perfetta, ma poi, visto come dice Dante, non ci deve passo, la materia non resiste all'intenzione dell'arte, allora si realizza quello che si riesce. Ma se non ho il modello, non so neanche da che parte muovere, da che parte procedere. Per questo io credo che ci sia dietro grosso equivoco. Mi riferisco in particolare a quei critici di Platone di parte ultraliberale, i quali hanno spesso sostenuto una tesi vecchia come il mondo, per certi versi, dice che l'utopia è irrealistica perché, questa è una frase molto banale che spesso si sente dire, l'ottimo è nemico del buono. Qui si dice, no, se tu persegui una misura perfetta e ideale, cessi di realizzare le cose buone che hai sotto mano, no? Cioè questo esempio che mi faceva qualcuno una volta, dice io sono stato, mi diceva, non mi ricordo chi, l'Unione Sovietica dei piani quinquennali, dove si pensava di realizzare il socialismo, ma nessuno stava le finestre rotte. No, come se no, fosse un nesso conseguenziale fra i due. Ma in realtà per aggiustare le finestre rotte, questa è una grossa banalità che però mi va di dire lo stesso,
lo puoi fare solo perché pensi che un mondo in cui tutte le finestre siano rotte, che siano integre, un mondo che non esiste, è meglio di un mondo in cui ci sia una finestra rotta. Cioè, bisogna avere un concetto di cosa è in ideale, di cosa è in assoluto il bene, se no veramente non si sa da che parte andare, non si fa neanche un passo in direzione del meglio se non si ha qualche idea di che cos'è il buono, perché semplicemente si può andare nella direzione sbagliata. Se non so da che parte è il nord, non dico che non posso andare a Tunisi, non posso andare neanche a Lodi, è esattamente la stessa cosa, perché può darsi che vada nella direzione opposta. Dunque, secondo me quello che Platone vuol fare nella Repubblica, ma poi anche in altre opere, è proprio questo: dire attenzione, bisogna avere in testa questo modello in qualche maniera, perché senza questo modello, senza la presenza di questa struttura tecnica, non si riesce a produrre niente. Si può produrre, no? Anche questa è una, secondo me, è un luogo comune molto diffuso oggi. Invece di stare lì a pensare quale sarebbe il mondo perfetto, fai qualcosa. Si dice, no? E cosa? Che cos'è la cosa buona da fare se non ho la percezione di quello che sarebbe in generale una società buona, un mondo buono? Ripeto, sono grosse banalità, ma a mio parere hanno un peso anche oggi. E quando dico che in Platone il concetto di utopia non va enfatizzato in senso romantico, in senso moraleggiante, voglio dire proprio questo: cioè Platone ritiene che il concetto di utopia o di perfezione o di modello perfetto sia condizione di possibilità di qualunque tipo di agire pratico, anche il più semplice. È una, come dire, una sorta di tempo dello spirito che si realizza a un certo momento, quando gli uomini saranno felici, la società. No, è la condizione di possibilità dell'agire di adesso, di qualunque cosa che io possa fare in qualche modo. Detto questo, se passo, ho ancora 5 minuti, passo al secondo punto di quello che volevo dire. C'è una grossa obiezione che si può fare a Platone, grossissima, che è questa. Cioè, in teoria bisognerebbe riuscire a identificare davvero questo modello perfetto. Cioè, bisogna avere una chiarezza assoluta riguardo che cos'è il buono, riguardo cos'è una società ideale, riguardo cos'è un mondo giusto. Se si dice, se questa cosa resta nell'incerto, allora tutto questo discorso potrebbe venire a cadere. Cioè si dice, vabbè, sarà anche vero che il modello tecnico prevede la conoscenza dell'ideale e la traduzione dell'ideale in pratica, però si può aggiungere tranquillamente, beh, l'etica e la politica non sono trattabili con il modello tecnico, cioè non esiste la possibilità di identificare un buono e dunque di produrre il buono concreto su questa base. In fondo una critica vecchia come la filosofia antica, visto che già la muoveva Aristotele a Platone, cioè bisogna partire non dal basso, ma insomma non dall'alto, bisogna partire dal basso. Questo è il banco di prova, secondo me, più grave del pensiero politico di Platone, no? Se vale il pensiero tecnico, Platone si deve impegnare a mettere fuori, a produrre una quantità di teoria almeno sufficiente per poter realizzare concretamente una società buona, se è sufficiente a questo. Cosa risponderei a questa obiezione? Dunque, secondo me la teoria del modello di cui parla Platone è una teoria che funziona più che altro come punto di fuga, come idea limite o concetto regolativo, per usare il termine di Kant. Cioè, spesso si dice, o si potrebbe anche dire, beh, se non identifico lo stato buono o l'idea della perfezione che deve produrre lo stato buono, allora la vita politica non potrà mai funzionare. Allora non ci sarà nessuna possibilità di realizzare se non trovo il modello perfetto, per cui si passa, come dire, automaticamente all'opzione opposta: non mi servono modelli. No? So che sono chiare le due opzioni: o il modello deve essere perfettamente identificato, oppure l'obiezione che ti dice che non lo puoi identificare in maniera compiuta ti fa portare a un'altra opzione, cioè
non faccio meno dei modelli, prendo il bene dalla prassi, un po' come fa banalizzando molto Aristotele, no? Senza idealizzare quello che dovrebbe essere il buono. Secondo me Platone ha una risposta a questo, è una risposta che Platone dà, a mio parere, più nel politico e nelle leggi che nella Repubblica, che sarebbe il modello teorico di ciò che è bene, tanto più è perentorio in ambito pratico, tanto più è vero, quanto più è vero, cioè quanto più posso dimostrare la verità del modello teorico, tanto più posso affermare che la sua realizzazione in qualche maniera deve essere forzata o obbligata. Questo però non significa che se non trovo un modello teorico assoluto devo rinunciare completamente al modello, userò un modello più debole. Perché il principio per Platone è che non puoi agire senza un qualche modello, certo sarà più debole. Invece di promuovere uno Stato come quello nella Repubblica, dove i filosofi governanti evitano addirittura di fare le leggi e praticano una sorta di arbitrio sulla base della perfetta conoscenza del buono, avremo lo Stato più debole del politico e delle leggi, dove i governanti, come dire, accettano le leggi, si sottopongono anch'esse alle leggi. C'è un modello di Stato buono, sì, ma è debole, è più debole in rapporto a quello della Repubblica, però funziona esattamente nella misura di questa debolezza, ugualmente come modello. Dunque, il modello tecnico non viene meno, ma si indebolisce. Uso, per esempio, il governante della Repubblica è autorizzato a usare la violenza, probabilmente perché possiede il bene. Quello delle leggi dovrà usare la persuasione. Perché? Perché non la possiede abbastanza. Non che non sia anche in possesso di un modello, ma ce l'ha più debole. E vorrei chiudere con un'affermazione che Platone ripete molto spesso nella Settima Lettera, un testo che secondo me è autentico, so che Mario ha qualche dubbio, ma secondo me è autentico. Platone non si stanca di raccomandare in questa lettera ai suoi vecchi amici siracusani, che avevano fatto un sacco di disastri ai tempi degli Atenei di Dionisio, raccomandare di trovare un governo che abbia delle leggi e di sottoporsi essi stessi alle leggi. E quando si tratta di scegliere un governante, dice: trovate almeno uno che abbia un barlume di retta opinione, a lui date il governo, che è come dire: in qualunque condizione deve governare chi è più sapiente. Può anche darsi che chi è più sapiente abbia solo un barlume di retta opinione, che non troviamo niente di meglio. Però, cioè, senza quello che è certo, è che se noi affidiamo il governo ai non sapienti, ai ignoranti, ai comparativamente ignoranti, le cose andranno sicuramente peggio. Grazie. Grazie. Cercherò di far comparire l'utopia alla fine. Dunque, Hegel, che Mario cita, dice che la Repubblica è un testo politico della società ideale e giusta. Quindi è una letteratura utopica. Come mai Hegel dice una cosa di questo genere? Tanto per cominciare, Hegel aveva un'esperienza politica che gli veniva dai grandi stati nazionali. Quella che Richelieu è l'uomo politico per eccellenza per Hegel. Poi Hegel aveva la conoscenza dell'economia contemporanea. Quindi in realtà l'occhio di Hegel è un occhio di un personaggio che vede la politica nella dimensione della Wirklichkeit, cioè della effettualità. Quindi uno che guarda alla effettualità come canone del ragionamento politico, tanta effettualità che poi fa coincidere l'ideale con il reale e quindi lo Stato prussiano addirittura con la realizzazione del bene politico, ecco, una persona di questo genere non può che accentuare l'aspetto utopistico della Repubblica di Platone. Per questo, alle spalle di Hegel che cosa c'era? C'era tutta una... Teniamo presente che la traduzione latina della Repubblica è intorno al 1450. Quindi alla fine del 400 gira in Europa
e la troviamo in due libri celeberrimi, cioè nell'Utopia di Moro e nella Città del Sole di Campanella. Dopodiché, questa dimensione nell'Utopia di Moro è un'utopia quanto mai concreta, è un modello, come diceva l'amico che mi ha preceduto. In Campanella si contamina con elementi tipicamente rinascimentali, astrologici, quindi diventa un po' un'altra cosa. Ma quello che è interessante è che poi dopo diventa un genere letterario. Diventando un genere letterario, uno che guarda alla effettualità e guarda alla tradizione letteraria di un testo, conclude molto facilmente dicendo questo appartiene alla utopia, è letteratura dell'utopia. Ora, nel libro, che leggete ci ridà, perché questi giudizi filosofici così pesanti finiscono col condizionare la lettura di intere generazioni. Cioè, pensate all'autorità che ha la figura di Hegel per intere generazioni che studiano la storia della filosofia. La storia della filosofia di Hegel viene ripetuta in infinite storie della filosofia, che vanno in infinite università, che si riversano in infinite scuole. Quindi quello che è un giudizio di cui ho cercato di mostrare la genealogia, cioè l'insieme genealogico che lo genera, diventa un luogo comune. Diventa un giudizio comune. Allora bisogna riprendere in mano il testo. E Vegetti, con un lavoro straordinario, di vedere un lavoro da premio importante, ci ridà questo testo. E come diceva giustamente Patton, l'utopia è un mondo politico migliore. Cioè l'utopico segna il poter pensare una modellizzazione che poi consenta una realizzabilità, anche se la parola realizzabilità poi è complessa, specialmente nel mondo contemporaneo, non so bene cosa voglia dire, una partecipazione alla realtà consapevole che esiste una possibilità di giudizio generale, più complessa. Patton però non ci dice mai come, il come si può realizzare questa città giusta. Ma il come assomiglia al tempo. Cosa vuol dire che il come assomiglia al tempo? Che Patton non si dice che è irrealizzabile. Nella infinità del tempo potrebbe accadere che. Quindi il come, cioè come si fa a realizzare la città giusta, assomiglia al tempo. Tu non sei in grado di dire il tempo, di fare delle previsioni ragionevoli su quello che succederà. Forse adesso siamo più bravi a fare queste cose, anche se forse gli esiti sono più drammatici. Ma nel tempo di Platone poteva prevedere cosa sarebbe successo tra 50, 100, 200 anni. L'indecisione, ciò che è improvviso, ciò che è diverso, era molto superiore del tempo di Platone. Quindi il come assomiglia al tempo. Quindi non esiste il concetto del come, non è una fabbrica, non ha il carattere di un progetto architettonico, non ha il carattere di un progetto architettonico. Ora, la domanda è però chi nel caso fa una città del genere? Chi sono quelli che fanno una città del genere? Il luogo comune dice che o sono filosofi che diventano re, o sono re che fanno i filosofi. A mio modo di vedere si può leggere questa affermazione molto nota, molto comune, essendo che è compito di una elite politica. Elite politica che nel tempo di Platone poteva essere in sostanza, in generale, appartiene un compito di questo genere, appartiene a un'elite politica. È un'elite politica che è in grado di dare giudizi secondo criteri di valore, cercando di realizzarli nella città. Quindi è un'elite politica, la quale l'elite politica a sua volta deve essere educata, cosa che per la verità non succede sempre.
anzi nei nostri tempi mi pare che non succeda mai. La politica deve essere educata. Allora qui salta fuori il tema della filosofia. E giustamente nella prefazione Resetti mette in luce il tema della filosofia. E la politica da che cosa è educata? Beh, è educata dalla frequentazione della filosofia. La filosofia è l'educazione per pensare la città migliore, la città buona. Qui il problema diventa importante, diventa teoricamente difficile, però Resetti lo risolve molto bene. Voi sapete che Platone è noto per la teoria delle idee. Ora, il problema è molto semplice. Se le idee di valore, diventano degli oggetti, come avverrà poi nella tradizione neoplatonica. La tradizione neoplatonica è fatale per la lettura di Platone. Se diventano degli oggetti, allora il problema del filosofo che cos'è? È la frequentazione di quegli oggetti, cioè la frequentazione, il parlare di quegli oggetti astratti e ideali, parlare degli idee. Ma allora dove va a finire il compito del filosofo che deve dirigere la città? Il filosofo va da una parte e fa il lavoro della filosofia, e la città va in mano ai politici che non hanno una educazione filosofica. Allora il problema è quello della giustizia. E allora bisogna, per operare nella giustizia e per la giustizia, bisogna avere un'idea precisa di che cosa siano le idee. Nel testo di Mario dice che le idee vanno considerate come piano verticale dei valori. Piano verticale dei valori. Ovviamente questo piano verticale dei valori è solo una metafora, che siano di sopra o di sotto. Il problema è quando sento la parola valore mi viene sempre in mente la Briola, che avevo letto quando ero giovane, che diceva che i valori non sono caciocavalle appesi. Quando si parla di piano verticale dei valori, vuol dire che c'è qualche cosa che va in là rispetto al discorso comune. Infatti il dialogo, che cosa ha? Qual è il vantaggio del dialogo? È che costringe a uscire dal luogo comune. Il luogo comune di un sapere specializzato, di un sapere tecnico, di un sapere esperto di qualche cosa. Il dialogo tira fuori, costringe a riflettere. E quindi si potrebbe dire che il valore costringe a dare una particolare intenzionalità al discorso. Il discorso che ha a oggetto il valore ha un'intenzione di verità rispetto al valore. Cioè non discorre per avere ragione su qualcuno, non discorre per emozionare qualcuno, ma discorre per ottenere un discorso di verità. Allora il buono che cos'è? Il passaggio da bene a buono mi pare fondamentale per l'orecchio alla filosofia contemporanea, no? Proprio l'orecchio alla filosofia contemporanea, il passaggio da bene a buono. E poi bene è una contaminazione tra una tradizione neoplatonica che diventa tradizione cristiana, che poi dopo è la tradizione tedesca, e quindi messo tutti insieme continua a venire fuori questo bene. Ma ha perfettamente ragione a restaurare la parola buono. Adesso semplificando molto le cose, che cos'è poi il buono? Ma il buono si fa. Il buono si fa dove? Si fa nell'unico luogo possibile in cui si può fare, cioè nella dialettica, cioè nel discorso. Il discorso è posizionato secondo verità e avendo intenzione di esplorare la verticalità dei valori, cioè di esplorare quindi il significato dei valori. Questo è buono. Questo è buono. È la pratica della dialettica. Quindi il buono è intrinseco alla natura stessa del discorso quando è intenzionato secondo verità e appartiene, in questo caso, a un gruppo che si candida a elite politica. Dal punto di vista adesso teoretico,
facendo, che se no si complicano le cose. In questa traduzione di buono, dov'è che ci troviamo? Dove ci troviamo? Ma ci troviamo in una strada che nella filosofia contemporanea è un po' a metà strada tra un neocantiano come Nator, per cui il valore è l'idea trascendentale che regola il campo dei giudizi, cos'è, di giustizia, dei giudizi di bellezza, dei giudizi di bontà, e un celebre libro che inaugura il Novecento europeo, il libro di Moore, Principi etici, Principia etica, laddove si mostra che il buono non può che essere discorsivo, non esiste il buono scientifico, il buono che diventa una proposizione scientifica, appartiene al discorso. E allora facciamo un ulteriore passo avanti alla ricerca noi di un campo utopico. C'è un passo avanti. Il discorso nella storia contemporanea. E la lettura, guardate che la lettura di Platone non è mai una lettura testuale nella tradizione, è sempre una utilizzazione. Si prende un pezzo e si usa quel pezzo. Non è mai una lettura. Sono gli specialisti per l'intesa, ma la lettura pubblica, la lettura che corre, è sempre una lettura che usa il testo platonico. Quindi ci abbiamo detto che il discorso è il bene, noi arriviamo nella società del discorso, che è la società illuministica, la società dove il potere è il potere del discorso, è il potere dei filosofi, il potere contro il potere del re, a cui il potere viene conferito da Dio. Il potere è tutto del discorso, è tutta della capacità discorsiva. E del resto, un libro di Umberto, 25 anni fa, il libro di Furet, mise molto bene in luce questa dimensione del potere del discorso. E adesso prendiamo un altro tema, siamo arrivati a questo punto del potere del discorso. Mario si pone giustamente un problema, cioè ci sono le varie forme di governo, no? Poi si sa che purtroppo le cose vanno a finire nella tirannide. A questo punto la domanda che fa giustamente Mario nel suo scritto è: e cosa succede dopo la tirannide? Cosa succede dopo la tirannide? E fa di capire che dopo la tirannide succede un tentativo di educazione di qualche figliolo del tiranno, no? Quindi vediamo un po' se possiamo educare anche questo qui. Si farebbe tutto sommato più alla svelta, perché non c'è bisogno di educare un'intera elite politica, basta educarne uno. Ma purtroppo sappiamo che la cosa non funziona. La cosa non funziona. Allora torniamo alla elite politica. Guardate che l'elite politica è un concetto moderno, non è che ci sia sempre stato. Anche chiedere al re Sole, cioè, qual è l'elite politica? Vogliamo fare delle politiche che è molto interessante in questo caso. Ora, noi sappiamo che Rousseau è noto per il concetto di sovranità popolare e di volontà generale. Però c'è una domanda che si fa a Rousseau, una domanda su cui chissà perché gli esperti sorvolano sempre. Ma come si fa anche in una città idealizzata come la Ginevra ideale del suo più piccolo, come si fa a persuadere intorno alla volontà generale? E Rousseau, ci vogliono i mediatori. I mediatori sono l'elite intellettuale, sono gli intellettuali i mediatori. Quindi nella filosofia di Rousseau c'è la dimensione dell'intellettuale che media la sovranità popolare e la fa diventare un discorso pubblico. E a questo punto che figura deriva da tutto questo? Deriva la figura della centralità della politica, cioè la politica che è il centro, la politica che produce, la politica che inventa i significati del mondo, che realizza un mondo secondo valori. Questo è un modello. Ma nella contemporaneità c'è un altro modello. È un modello completamente diverso.
è il modello che Montesquieu elogiava guardando la tradizione inglese. Cioè non è, ci insegnava Montesquieu guardando la tradizione inglese e guardando anche tutta la tradizione inglese, ci dice, guardate che non è che la politica inventa i valori e le realtà, è la società civile che ha bisogno di determinati valori per potersi esercitare in un certo modo, ha bisogno di certi valori che divengano dei poteri. Sono due tradizioni completamente diverse e opposte. La politica che inventa la forma sociale buona e la società che dà alla politica l'indicazione di che cosa sia buono perché la società possa esprimersi secondo le potenzialità che ha. Questi due modelli in forme metaforiche continuano a esistere ed esistono tuttora. Vi dicevo che avrei trovato l'utopia alla fine. L'utopia che cos'è? È la dimensione aristotelica, cioè è la via di mezzo, è la mesopolis. Cioè bisogna che per un verso la società mostri, per altro verso, bisogna che la politica inventi il sistema valoriale a cui fare riferimento perché la società non divenga politica di se stessa, cioè la società non abbia il cattivo potere di imporre le proprie leggi autonome, il proprio interesse meschino. In questo caso la politica non esiste più. Nel caso opposto, la politica può essere un sogno delirante di violenza, un sogno delirante di imposizione di ciò che è buono. La saggezza è una via di mezzo, però guardate che la via di mezzo è estremamente utopica, è difficile da conseguire. Grazie, anch'io sono molto lieto per l'invito che mi è stato rivolto. Per fortuna il titolo dice Utopia di ieri e oggi, ieri o ieri? L'altro ieri. Ieri, oggi e domani potremmo dire. Soltanto due o tre punti, anche perché sono state dette cose molto precise che fanno riflettere e quindi. Il primo punto è una premessa, la premessa è un elogio per Mario Vegetti, che io mi ricordo elaborai per la prima volta quando apparvero i primi volumi dell'Enorme Impresa, cui ha fatto riferimento Mario, cioè l'edizione, diciamo un'edizione straordinaria, credo unica al mondo, se non sbaglio, in quella struttura della Repubblica di Platone. Ed è un elogio, una volta mi ricordo che ho detto Mario, ma come fai a lavorare tanto? Lui mi ha detto, dice, beh, così non ho problemi la mattina di ansia e di disoccupazione intellettuale, perché so che poi devo lavorare su Platone. Ed è un caso di devozione, diciamo, e di serietà e di lealtà nei confronti della propria professione intellettuale che trovo raro e quindi prezioso. Questo libro, che effettivamente pesa, però costa 15 euro, quando uno si becca 1183 pagine con 15 euro, la piccola introduzione di Mario Vegetti è di 249 pagine. Mi fai un'introduzione? Sono 249 pagine, inclusa diciamo la bibliografia. E come diceva Mario, è effettivamente veramente un caso di introduzione che fa il suo mestiere, nel senso che voi avete la possibilità di seguire la struttura terribilmente complessa di questo enorme dialogo, scandita per blocchi o per libri, in modo che uno è guidato per mano proprio, e quando poi si misura con il testo può tornare indietro e ricostruire il filo del complesso labirinto di argomenti, controargomenti, i temi musicali, secondo me, i motivi musicali che ricorrono. Cioè, questo è un tema che a me piace molto, visto l'aria amicale in cui siamo, e questa idea della persistenza della voce filosofica.
qui c'è poi la persistenza di una voce che è plurale, è la messa in scena della drammaturgia del filosofare insieme, che è un modello di compagnia umana, diciamo, che probabilmente, io non sono un artista, quindi posso dire delle cose così, che probabilmente corrispondeva ad un progetto politico, di elite politica, che probabilmente corrispondeva al progetto dell'Accademia o qualcosa del genere, che era un progetto politico, che implicava evidentemente nemici, perché se non hai controversie e conflitto non hai politica, e quindi implicava un certo modo di delineare modelli e un certo modo di identificare gli attori, anche se la questione è altamente controversa nel dialogo, quella relativa, come tra l'altro poneva il problema della realizzabilità, quella relativa a come, come diceva Giulio Bardi. Quindi, dopo questo elogio di Mario Vegetti, soltanto quattro punti. Il primo è un punto che riguarda il mio modo di intendere l'utopia come esplorazione di possibilità alternative, cioè esplorazione di possibilità. Che naturalmente si può fare in due modi. Riprendo una battuta iniziale di Tabattoni, cioè uno può pensare che a proposito dei nostri modi di convivere, a proposito della città, della Callipolis, insomma, della città bella, della città giusta, come volete voi, uno può pensare che la costruzione del modello sia in qualche modo tutto ciò che c'è da fare, nel senso che la identificazione, sono del tutto d'accordo con quest'idea della produzione di tecniche che hanno come mira diciamo una società bene ordinata, questa è una delle cose che permangono, no? Qui c'è il modello di una società bene ordinata. Allora si può avere un'idea di utopia, quella che poi diventa il genere letterario, per cui tu non hai vincoli nella costruzione del modello, cioè nell'esplorazione dello spazio delle possibilità, diciamo, in qualche modo non prevede vincoli. Alternativamente tu puoi avere un'idea per cui l'esplorazione dello spazio di possibilità fra loro alternative prevede vincoli. La mia congettura è che la famosa faccenda di Psiche e Polis, cioè dell'anima e della città, sia un caso in cui Platone prende sul serio i vincoli, perché il resoconto della natura dell'anima, cioè diciamo come siamo fatti noi ciascuno, diciamo individui, persone, come volete voi, è un resoconto in qualche modo che è descrittivo. Quindi è una cosa che tu metti in luce più di una volta nella tua introduzione. Cioè in sostanza, che tipo di robe siamo noi? Come siamo fatti? Allora la tripartizione, la tripartizione della nostra anima, è qualcosa che ha a che vedere con, diciamo, un resoconto di come siamo fatti noi. Questo non sta nel discorso, questo in qualche modo è un dato extrateorico rispetto alla teoria della città giusta, giusto? Cioè alla costruzione del modello. Quindi non è affatto vero che qui ci sia l'utopia senza vincoli, perché un vincolo ti è dato fuori dal discorso, è extrateorico, riguarda la natura di coloro per cui tu disegni che cosa? Il modello che ti consente di giudicare la distanza maggiore o minore rispetto a quanto è definito nel discorso. Non so se è chiaro. Quello quindi c'è un elemento descrittivo che ti fa da vincolo sull'accessibilità a mondi possibili, per dirla così, insomma. E dall'altra parte hai invece l'impegno che Hegel ovviamente critica come costruzione della città ideale, che è l'impegno propriamente normativo di Platone. Naturalmente la cosa poi si complica, ma qui diventa un seminario accademico, perché poi Platone a sua volta fa reggere l'impegno normativo su assunzioni relative alla verità. Ma adesso non voglio fare troppo grossa, ma quello che voglio sottolineare, il primo punto che voglio sottolineare è questo. Possiamo non rinunciare all'idea di possibilità
al senso delle possibilità, prendendo tuttavia sul serio i vincoli entro cui noi possiamo accedere a possibilità alternative nello spazio che il mondo ci concede. Può essere una certa interpretazione dell'anima, può essere una certa interpretazione delle circostanze, può essere una certa interpretazione di ciò che è favorevole, una certa interpretazione di quali siano gli attori, ma questo cambia nella durata. Qui noi siamo di fronte lo ieri, e in questo senso un altro ieri, è quello che, solo una piccola glossa a questo primo punto, quello che ho sempre trovato molto affascinante, tra l'altro non è una mia idea, è un'idea che avevo rubato a Franco Fortini. C'era una bellissima voce in una bizzarra enciclopedia, che era l'enciclopedia Einaudi degli anni Ottanta, che era una follia, perché se uno lo usa come enciclopedia la punta dietro al rateanista, diciamo, che in quel tempo c'erano i rateanisti. E c'era una bellissima immagine quando nella voce classico, Fortini dice, è proprio di ogni classico, nel nostro misurarci con esso, un senso insieme di prossimità e distanza. E io aggiungo, questo ha un effetto perturbante. Proprio perturbante nel senso di un Heinrich, diciamo. Perché? Perché per un verso, sentiva quello che diceva Fulvio quando alla fine ritirava fuori l'utopia, perché per un verso ti pone il problema delle elite politiche, della formazione delle elite politiche, di chi abbia titolo a esercitare risorse di autorità su chi, e su chi debba fare la propria parte, perché poi adesso sta per dire che ciascuno deve fare la parte che è appropriata e pertinente, diciamo. Anche se non è castale perché è funzione educativa, diciamo, però ecco, quando tu ti poni queste questioni hai un senso di prossimità, ma al tempo stesso però devi anche vedere, questo secondo me è uno dei grandi meriti, per come io riesco a capirlo, della restituzione di Mario Regetti, devi anche misurarti veramente con la distanza. Quando Popper si inventa il Platone totalitario, e Popper è in Nuova Zelanda e gli arriva la notizia che il Reich sta vincendo, e questo vuol dire il massacro e la barbarie, e allora l'idea del tribalismo è ovvio che tiene conto solo di una prossimità fallace e non della distanza utile, non so come dire, ma è inevitabile, tutti i grandi classici, e questo lo dice soltanto il long seller, diciamo, tutti i grandi classici hanno questa impressionante capacità di essere compatibili con una varietà di conflitti nell'interpretazione. Questo è il punto. La lettura neoplatonica, la lettura a proposito degli agarfa dogmata, per dire, la lettura del Platone, diciamo, cristianizzato, la lettura del Platone, voglio dire, voi capite la potenza di un testo che è capace di reggere in qualche modo le più divergenti e confliggenti interpretazioni nella durata. È come quando guardiamo una cattedrale, la stessa cosa, come quando sono monumenti, ecco, questi, e si sente la voce, ecco, questo è un po', secondo me, il punto. Secondo punto, è un punto che mi ha colpito molto a proposito della faccenda del buono, questo tocco, e cioè questa è un'idea che tu, Mario, poni, mi sembra, con molta forza nella tua introduzione, questa idea che il buono in realtà io lo posso catturare a partire dagli effetti che genera, ma gli effetti non esauriscono l'identificazione del buono. Quindi è una specie di dispositivo generante cause, generante conseguenze. Vuol dire che c'è un'eccedenza del buono rispetto del buono, rispetto a ciò che possiamo via via ritenere una conseguenza che viene avvalorata, che è degna di lode, non di biasimo, diciamo, per usare il riferimento ai valori di Cacciavalla Pisa di cui parlava Fulvio Tardi. E questa idea di un'eccedenza, secondo me, è di qualcosa che sciaborda, di qualcosa che in qualche modo apre un orizzonte, che in qualche modo ti dà uno spazio ulteriore, ecco, non nel senso appunto della iperbolea intesa come trascendenza, ma nel senso del non riduzionismo. Ecco, questo mi sembra un ingrediente che io ho trovato di grande importanza, scusate la fretta con cui fisso questi punti, di grande importanza proprio per l'idea della responsabilità intellettuale di lavorare intorno agli spazi di possibilità che noi abbiamo. Perché se noi accettassimo la identificazione all'inverso saremmo bloccati là e avremmo, diciamo, il bene preconfezionato con l'imposizione del bene.
con il posizionamento. La terza questione, paradigma, modello, diceva Franco Ferrantoni, il discorso, la dialettica del discorso, di cui parlava Fulvio Patti. Beh, questo è il modo in cui, come dire, in una delle possibili interpretazioni del tempo, di noi eredi non meritevoli, perché non ce lo siamo beccati, non abbiamo fatto niente per beccarci, e le gente che ci hanno lavorato un sacco, insieme a tanti grandi studiosi, ma e studiose, beh, questa idea di paradigma e di modello, se la vogliamo definire in un modo un po' terra terra, in fondo è semplicemente il fatto che la teoria, che l'elaborazione intellettuale, concettuale, filosofica, come volete voi, la teoria cosa fa? Offre criteri per giudicare, questo è, sono criteri del giudizio. Il modello, il paradigma, sono ciò grazie al quale, sono le visioni grazie alle quali, tra l'altro che diceva chiaramente, noi possiamo valutare e possiamo giudicare lo stato delle cose. Allora, non so se Beppe Grillo lo sa, ma insomma questo lo facciamo sul blog, non c'è nessun problema. Allora, l'idea è molto semplice l'idea, è molto semplice, cioè l'idea che se tu non disponi di un criterio per il giudizio, quindi se non disponi di una qualche forma di modello, i modelli potranno confliggere, no? E così posso citare anche il vecchio Jean-Jacques, Ginevrino, che citava la Fuglia. Se voi prendete l'incipit del contratto sociale, e del resto gli studi sul platonismo in Rousseau sono una cosa standard, voi dite, vedete subito che l'idea è questa, dice: io voglio lavorare a un disegno di società che prenda sul serio gli esseri umani come sono e le istituzioni come possono essere. Attenzione, due clausole: gli esseri umani come sono e le istituzioni, le regole, le norme come possono essere. La possibilità va lì. L'idea di utopia ragionevole vuol dire un'utopia la quale non pretende, questo non esclude naturalmente il ruolo dell'educazione, è ovvio, ma un conto è educare persone, un conto è offrire di modellare in certi modi il proprio criterio di giudizio, un conto è tagliare la testa di chi non è d'accordo, quindi mi posiziono della definizione del bene comune. Quindi l'idea delle due clausole, che per me riecheggia nella distanza e in questo caso nella prossimità, l'idea delle lotte, delle guerre civili del sé, della stasis della psiche, dell'anima, d'accordo? Questa idea è un'idea fondamentale per definire un modo di pensare possibilità oggi. Non mi si chieda, naturalmente, questo ha dato risposta, ma non eludo la questione, non mi si chieda oggi che tipo di rapporto possa esservi fra offerta di filosofia, offerta di teoria e scelta e condotta politica. Ne abbiamo discusso tanto qui, questo è un luogo in cui questo è centrale come problema, ma come dire, non vorrei buttarla in politica, vorrei semplicemente dire che l'idea di utopia, io ho sempre citato per rendere le cose chiare un passo celebre di Robert Musil, dell'uomo senza qualità, che io trovo straordinario. Qui dice: il vecchio professore sapeva che gli stipiti delle porte sono duri perché quando ci sbatti la testa ti fai male, e questo vuol dire che abbiamo un senso di realtà. Ma se abbiamo un senso di realtà, da qualche parte ci deve essere anche un senso della possibilità, quello che ti fa dire le cose sono così, ma potrebbero stare altrimenti. Allora la mia idea di utopia ragionevole vuol dire l'idea di pensare che le cose possono stare altrimenti sotto la condizione dei vincoli dati da un qualche elemento extrateorico. E lì, come si dice, come dice un elusivo filosofo del XX, la valga si piega contro la roccia, ma dobbiamo avere attrito. Questa è la mia idea. Grazie. Domande, osservazioni.
Adesso pensavo poi, pensavo poi tu riprendessi per... che vi sono osservazioni da parte vostra, richieste. Quanto dei politici al governo, come Buttiglione, come Cacciari, voi che siete colleghi filosofi, avete notato delle specifiche o solo semplicemente come gli altri nel loro operato? Grazie. Ma loro sono o sono stati professori di filosofia, che non significa essere filosofo. Altre domande? Non è mica obbligatorio. Prego, signore. Gli interrogativi erano proprio per me. Sì, aspetti un momento. Così non riesce a parlare. Non è facile intervenire così a botta calda, però qualche cosa direi mi è rimasto nella mente. Intanto ho avuto l'impressione che Ferruccio Capelli sia proprio nel mezzo. Pro utopia e tutti lì. E tutti i vincoli dell'utopia, e l'impossibilità e tutte le difficoltà. Sembra proprio che lei si sia posto, direi, nel mezzo, cioè un pro molto pro, finalmente, perché di pro qui direi, lei dice che se ne è parlato molto di utopia, sarà che io la sera non vengo mai, forse mi parlavano la sera, ma nel pomeriggio ne sentivo poca, direi, di utopia. Invece finalmente direi qui si ripropone l'utopia, mi pare di aver capito, proprio come un modo di pensare, non come una filosofia, ma un modo di fare filosofia, che è un'altra cosa. Ecco, io però volevo chiedere al professore Tappi, quando dice che, se ho ben capito, che bisogna direi trovare la strada di mezzo tra le istanze della società civile e le istanze del politico, perché il politico senza la società civile, con le sue proposte utopiche, finisce per essere un folle, e la società civile senza le proposte, direi, del politico, in fondo non trovo un ideale. Ho capito giusto? Giusto, è quello che Becca dice quando usa il concetto di impossibile. Ecco, io però volevo chiedere, quale società civile? Perché se la società civile è quella, direi, che in qualche modo va cambiata, da dove vengono, direi, queste istanze della società civile? Quale società civile deve porre le istanze al politico? Io penso qualche volta al concetto di partito di Lenin, che diceva che non doveva essere un'imposizione, ma doveva accogliere le istanze di coloro che condividevano le idee. Però le istanze di coloro che condividevano le idee nella Russia, direi, dove Lenin poi guida la rivoluzione, erano le istanze di quattro gatti, perché il proletariato industriale a cui Lenin si riferiva, insomma, non erano tanti nella Russia, direi, del tempo, e quindi la società civile era tutta una società che non condivideva con la sua idea di partito. Allora, dove la si va a pescare questa società civile che dovrebbe dare le istanze al politico? E il politico a questo punto, se deve trasformare la società, deve trasformare anche la società civile. E allora, il politico che deve trasformare anche la società civile, queste istanze non le può prendere dalla società civile, ma dal momento l'idea non sta nella società civile, l'idea sta fuori dalla società civile, e la politica a questo punto era quello che si diceva, un rifondare se stessi come un entrare veramente in un altro ordine di idee rispetto a quello di quella effettualità che richiamava Hegel, rispetto a quello di tutti i vincoli che un bel momento finiscono per strangolare l'utopia e per annegarla. Grazie. Altre osservazioni, se no procediamo con... Sono, se no dobbiamo, volete rispondere qualcosa? Sì, ma pensavo prego. Ma solo due parole, prima di tutto per esprimere la mia sorpresa, perché come giustamente diceva Salvatore Reca,
Platone è il terreno prediletto del conflitto delle interpretazioni. Ne parlerò settimana prossima, tra l'altro qui torneremo proprio a parlare con lui. Mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo. È un autore a proposito del quale, come dire, l'arco ermeneutico è intollerabilmente aperto. E bisogna capire come mai. Invece la mia sorpresa è il fatto che questa sera io mi trovo ad essere d'accordo con tutto ciò che hanno detto i miei interlocutori. Quindi è un caso in cui abbiamo ridotto in qualche modo, grazie forse anche all'antica affinità intellettuale, questo conflitto ermeneutico. Allora introdurrò, tanto per riarrivare in chiusura la serata, un tocco che non contraddice nulla di quello che è stato detto, ma che introduce, secondo me, una caratteristica in più che è tipicamente platonica, che fa di questo uomo un personaggio forse un po' meno ragionevole di quanto noi vorremmo, eccetera. In sostanza, per Platone, quello che è centrale, viene proprio detto qui, è la questione di chi comanda. È vero che ci sono i vincoli, è vero tutto quello che è stato detto, che c'è la prevalenza del modello ideale, però insomma, stando al modello tecnico che giustamente rievocava Trabattoni, se bisogna fare una casa, decisivo è chi è l'architetto. Se bisogna curare una malattia, decisivo è chi è il primario. Cioè, la questione. Quando l'interlocutore di sempre Glaucone chiede a Socrate, che in questo caso sembra portavoce di Platone, ma insomma, come si fa a mettere insieme tutto questo? E lui dice: basta un mutamento minimo, che riguarda chi comanda, il vertice del potere. Una volta che ci siamo assicurati il potere, poi certamente occorre che il potere ce l'abbiano persone che sono in grado di produrre e di conoscere il modello teorico e normativo, che fanno i conti con i vincoli dati, eccetera. Ma questo è lo snodo decisivo. E c'è una curiosa contraddizione nella temporalità a cui accennava giustamente Pablo, perché ciò può accadere in qualsiasi momento in un tempo infinito, non c'è nulla di cumulativo e progressivo, non è che sia qualcosa che un giorno si fa poi. Però questo accadimento è sostanzialmente istantaneo, cioè il mutamento al vertice del potere, da cui poi comincia un processo che può essere interminabile, è pensato come qualcosa che accade in modo, come una rottura istantanea della continuità storica. E allora dietro questo la centralità della politica, ma che è presa in senso stretto come centralità della detenzione delle leve del comando ad opera dell'elite di cui parlava Papi, e dietro questo naturalmente torna a sorgere l'ombra inquietante del tiranno, di colui che il potere ce l'ha già e quindi gran parte del lavoro è fatta, basta poi convincerlo a fare le cose giuste, affiancargli un consigliere, e sembrerebbe che la fatica, come dire, sia... poi comincia la parte bella del lavoro, la progettazione, l'educazione, la parte graduale della costruzione, ma la fatica del centro del potere sia già stata fatta da qualcuno. Questo è un nodo che, come voi vedete facilmente, è piuttosto inquietante, infatti si muove dietro le quinte, viene più tematizzato nelle leggi del politico che nella Repubblica, ma in qualche modo c'è, perché c'è proprio l'artificialismo del modello tecnico di cui parlava Trabattoni, per cui c'è qualcuno che fa qualcosa avendo presente il modello di ciò che aveva fatto. La centralità è in quel fare qualche cosa che comporta di avere le leve della possibilità di farlo, perché se tu sai che cosa devi fare ma non hai il potere per farlo, tutto ciò sarebbe poco. C'è poi un ultimo tratto e qui ho chiuso. Proprio in questa istantaneità del mutamento che mette in movimento poi la temporalità lunga del processo. Platone era, se posso azzardare, naturalmente voi sapete io non faccio questo mestiere, la psicologia degli autori, era certamente un uomo impaziente e in particolare di fronte alle malattie non tollerava la lunghezza delle cure che erano tipiche della medicina moderna dei suoi tempi, della medicina ippocratica, che non sapendo bene come curare le malattie
aveva queste cure dietetiche che sorvegliavano l'intero regime di vita per l'intera durata dell'esistenza, e fai la passeggiata, il bagnetto, attenzione a mangiare questo e quest'altro, ciò copriva l'intera vita. Ecco, di fronte a questa cosa Pantone ha uno scatto di nervi vero e proprio, dicendo questo significa non curare le malattie ma allevarle, e cioè dedicare la propria vita interamente all'ipocondria della cura. Invece che medicina vogliamo? Vogliamo una medicina che cauterizzi, amputi, purghi, che faccia un intervento rapido, e se uno è rimesso in condizione di fare quello che deve fare nel mondo, bene, e se no, pazienza, meglio per lui. Allora, questo scatto di nervi che io trovo divertente e anche interessante, anche istruttivo, dimostra questa dose di impazienza del personaggio, per cui sì, certo, il lavoro della teoria è aperto e interminabile, però a un certo punto qualche cosa dovrà pur succedere. Questo sta dietro gli infelici e sciagurati viaggi a Siracusa. Grazie. Grazie per questo denso incontro con voi.